che abbiamo tenuto questa sera di presentazione di questo volume del Centro Annali per la Storia Sociale della Basilicata ha consentito di appuntare l'attenzione su una serie di temi e di argomenti che sono frutto della lettura del libro. Il libro non è un punto di arrivo, ma come è stato detto da tutti coloro che hanno preso questa sera la parola, è un punto di partenza, un momento di avvio della ricerca e pone una serie di domande che la ricerca storica e anche chi si occupa professionalmente di ricerca dovrà, delle risposte a cui si dovrà dare una risposta. Gli interventi credo che siano stati tutti estremamente pregnanti e anche, devo dire, interessanti. Credo che esperienze di questo genere si debbano ripetere, probabilmente più ad un pubblico di, non dico di addetti ai lavori, ma anche di persone che abbiano già sviscerato questi problemi, in modo che ci possa essere da parte anche dell'uditorio una maggiore comprensione di quelli che sono gli elementi di novità. Questo libro ha posto la sua attenzione su un momento cruciale della storia della Basilicata, ma io credo della storia d'Italia e della storia d'Europa, cioè il passaggio dai regimi totalitari, quali erano il regime nazista in Germania, il regime fascista in Italia, a regimi di democrazia parlamentare e rappresentativa. Quali problemi hanno avuto le società di questi paesi nel passaggio dai regimi totalitari ai regimi democratici? Che problemi ha avuto la società della Basilicata a passare dal regime fascista a un regime democratico? Ecco, tutto questo è stato affrontato e credo che costituirà ancora oggetto di attenzione e di susciterà interesse anche in futuro per ulteriori appuntamenti di questo genere. Questa sera abbiamo discusso di un libro per tanti aspetti molto interessante, perché è riuscito con i suoi diversi contributi a mettere in evidenza la complessità di che anche in Basilicata il passaggio dal fascismo al postfascismo ha rappresentato, facendoci vedere diverse strade attraverso cui si arriva progressivamente alla conquista dei tratti fondamentali della democrazia repubblicana. Mi paiono importanti tutti i contributi e in particolare quello del professor Libutti su Eugenio Colorni, grande personalità dell'antifascismo italiano, e quello di Strazza sul voto alle donne, di Lisanti sull'uomo qualunque e poi il pregevole saggio di Palma Fucella sulla vicenda della Pinacoteca d'Enrico, che ci offre lo spaccato di un patrimonio di grande qualità che la nostra regione ha, a lungo conteso tra Palazzo San Gervasio e Matera, e che deve essere comunque messo in condizione di essere fruito dai cultori dell'arte di tutto il mondo, soprattutto in vista del 2019, quando Matera sarà una delle due capitali della cultura europea. Ma certo, gli anni 40 segnano un periodo di transizione veloce, violenta, molto molto importante sul piano della nostra maturazione giovanile, di adolescenti. Venivamo fuori dal clima del fascismo, dalle battaglie del grano, dall'autarchia, dalla fibra tessile, dalle vittorie delle guerre africane. Venivamo dall'impero, da questo trionfalismo, da questa retorica che aveva finito col convincere e con il coinvolgere tutto il popolo italiano. Ma questo passaggio della guerra fu drammatico per tutte le famiglie
per il Mezzogiorno specialmente, perché assistemmo al corso della storia nei suoi impeti, nella sua potenza. Abbiamo assistito alle parate dei carri armati Tigre, dei reparti della corazzata Göring, di quei soldati tedeschi che andavano in Africa e facevano parte del comando dell'Africa Corps. E poi abbiamo assistito all'ingresso degli americani, dei canadesi, delle truppe del Commonwealth britannico, e ci siamo naturalmente gradualmente resi conto di come la storia avesse urtato i nostri affetti, la nostra tranquillità, la nostra capacità di leggere serenamente i testi della scuola, di riflettere e di raccontarci le fiabe, vedere nei libri di Salgari i nostri sogni. Fu un periodo terribile, di vertigine e di accavallamento degli eventi, al punto da tenere ancora vivo, da mantenere vivo questo ricordo dei bombardamenti, della tragedia, della carta annonaria, di quello che avvenne subito dopo la caduta del fascismo e di quello che poi fu la ricchezza che testimoniarono le truppe americane nel gettarci dalle tolde dei carri armati le cioccolate, i biscotti e tutto quello che poteva rappresentare in quel momento un dono delle forze alleate. Grazie. Bene, il libro Lucania Anno Zero del Centro Annali è un libro che arriva dopo ormai superati 25 anni di nostro lavoro sulla storia della Basilicata, quindi è un momento anche importante che completa un percorso di ricerca e ne avvia anche altri. Il libro ha saggi di carattere diverso, metodologicamente il Centro Annali sceglie un periodo, un argomento, un tema e lo affronta approfondendo secondo gli interessi di ciascuno dei ricercatori alcuni aspetti, quindi ci sono saggi che affrontano aspetti come il confino in Basilicata oppure la storia delle donne in quel decennio o anche la storia del qualunquismo, questo partito che nasce del partito qualunque in quel periodo, e tanti altri contributi che non vogliono in qualche modo ritenere esaustivo il discorso su quel decennio, ma che affrontano alcuni degli aspetti da noi ritenuti rilevanti.